Ciao a tutti, bentornati non al Battletree ma al canale di Lorenzo Galassi. E niente, oggi proviamo questo team che in Giappone va molto di moda. Come vedete, Snorlax Goti, due Tapu, Bulu e Coco, Mawile come Mega e come ultimo un buio che sia Incineroar, Scrafty o se non abbiamo visto anche Hydreigon. Ora, questo team ha alcuni problemi, alcune lacune. Io francamente non riesco a giocarlo molto bene, ho perso qualcosa come 200-300 punti per riuscire a capire i meccanismi di questo team. Quindi prendetelo con i piedi di piombo, anche se gira che ti rigira, non riesco come mai a capire, questo team è sempre in top cut o comunque un team di questo tipo che fa bene, lo si trova sempre. Quindi c'è qualcosa che io devo scoprire perché questo team funziona. Quindi andiamo subito a giocarlo. Ok, Hydreigon, Fini, Lando, Kanga, Ferrothorn e Chandelure. È un team particolare, non se ne vedono per niente. Così, fortuna che ho Incineroar per Ferrothorn, perché se no poteva essere un gran problema. Poi che altro? La sua Mega è Kanga, non sembra avere speed control. Chissà che set strano ha quel Chandelure. Partirà con Kangaskhan per il fake out. Quindi lui è probabile che con Hydreigon più Kanga riesca a impedirmi la Trick Room. Quindi non posso partire di Trick Room. Inoltre devo portarmi in Incineroar per quel Ferrothorn del cavolo. Quindi devo lidare con Tapu Koko, che bene o male gestisce Kanga e Hydreigon perché è Z. Posso lidare con Mawile per intimidire e poi buttarci nel caso Gozitello al posto di Mawile e poi portarmi Incineroar. Anche se non mi piace lasciare indietro Snorlax, con questo team mi sembra sia doveroso. Infatti lui è partito Kanga, Hydreigon per contrastarmi, diciamo, la leading. Ora, lui, qualsiasi cosa faccia, non credo mi possa shottare Mawile. Penso che lo switch è Hydreigon. Penso che lo switch alla grande, perché subisce il Dazzling Gleam, subisce il Play-Roh, qualunque dei due si prenda il fake out. Quindi non è molto molto rischioso, cioè non è molto conveniente per lui rimanere in campo. Tra l'altro credo che questo sia Cremonesi. E niente, è probabile che metta Ferrothorn, infatti lo butta subito. Ok, ha fake out su Tapu Koko e noi abbiamo l'Iron Head gratis su Kanga. Ottimale. Adesso, ad avere Volt Switch sarebbe stato molto carino buttare, fare volt switch su Kang e buttare Incineroar. È probabile che lui faccia anche uno switch per Kangaskhan perché si prende il fulmine e perché non mandare un bel Landorus a gestirsi il fulmine di Capo Coco. Io potrei togliere Coco, mettere Incineroar. È una cosa che comunque non fa bene. Perché se switch a Landorus, io poi sono sotto terremoto in una maniera abbastanza atroce. Potrei proteggere con Tapu Koko, potrei. Cosa potrei fare? Proteggi Tapu, entra in Incineroar, fake out. Oppure possiamo continuare a fare Incineroar di qua Iron Head. Hydreigon invece. Ottimo, Hydreigon ci minaccia un po' tutti. Hydreigon è quel Pokémon che colpisce bene qualsiasi altro Pokémon, perché è un moveset incredibile. E bisogna stare attenti, perché se mi fa one hit kill su Incineroar, anche se sono Assault Vest, perdo la mia winning condition contro Ferrothorn. Non si può. Direi che è una cosa che va evitata. Quindi potrei sacrificare
poco. C'è comunque il rischio della fight blow, vabbè. Ferro non mi fa nulla, quindi fake out più Rune Head a destra. Ottimo. Tolto i Dragon, Incineroar è leggermente più tranquillo. Lui non ha portato l'Andorus, ottima cosa. Quindi devo proteggere Incineroar dal suo cane. E poi abbiamo vinto. Chandelure mi minaccia Mawile in maniera clamorosa. Quindi farà Fake Out Heatwave. Ci può stare. Mi conviene buttare Incineroar. E buttare Tapu Koko su Incineroar. Non saprei. Perché comunque Gotite resiste. Poi dopo sono una situazione problematica. Ma sì. Protect più Gothitelle. Sembra una mossa ottimale. Low kick invece. Buono, buono. Pensavo a un fake out. Ora. Trick Room. E con Heatwave non ci dovrebbe uccidere. E noi gli facciamo comunque un Sucker Punch. Ottimo. E abbiamo vinto la partita. Seconda partita, vediamo un po'. Sto team non mi piace per niente, è debole, ha troppe cose. Non capisco davvero come fanno in Giappone a vincerci. Le Metagross, Landorus, Azelgor, Charizard e Mungus. In questo caso ho bisogno di Bulu insieme a Mawile per vincere, perché non ho altre maniere. Perché Lando Charizard è un problema, come potete vedere qua. Merda, questo è un problema per Bulu. Mi sa che mi tocca. Gothi, Mawile, Bulu, Snorlax. Ok, devo stare attento all'Acid Spray di Exeggur. Quindi facciamo Trick Room e Iron Head su tabulare. Vediamo il taunt se parte. E invece no, Final Gambit. Complimentoni. Buttiamo Snorlax a belli drammare. Psychic. Sì, non mi resta altro che fare belly drum e sperare. Famo Bulu Return. E invece no, ha vinto lui l'aspettare. Sì, Woodhammer sul Lele, speriamo, ma in realtà. Ok. Sono entrambi sul punto di fare Protect. Purtroppo. Non ha fatto Protect, quindi ho vinto la partita. Ottimo. Vai Bulu, Woodhammer morto. Good game. Ok, spero il team vi piaccia. Se volete provare una core del genere, vi consiglio di armarvi di tantissima pazienza. Bulu spesso si fa Assault Vest, occhio ai Jengar, che sono un gran problema, e niente, buona fortuna.